Bruxelles, capitale del Belgio, è suddivisa in 19 comuni e ospita circa 2.600.000 abitanti. A Bruxelles vi sono le principali istituzioni europee, tra le quali la Commissione e il Parlamento, ed è considerata la capitale dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo oggi ha tre sedi, Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Le sessioni plenarie si svolgono sia a Bruxelles che a Strasburgo, mentre le riunioni delle commissioni si svolgono sempre a Bruxelles, scelta per carattere logistico ma anche politico, in quanto la capitale belga si trova centrale per i vari stati membri, oggi 28, in attesa dell'uscita della Gran Bretagna. Il Parlamento europeo, noto anche come Europarlamento, è un'istituzione di tipo parlamentare dell'Unione Europea e rappresenta i popoli europei ed è l'unica istituzione ad essere eletta direttamente dai cittadini dell'Unione. È composta oggi da 751 parlamentari eletti, tra cui il Presidente. Nel nostro viaggio nella capitale del Belgio, prima di entrare al Parlamento e nello splendido museo del Parlamentarium, abbiamo avuto occasione di vedere la Grand Place con le sue luci e musiche notturne dedicate al Natale. In questa grande piazza europea vi sono la Casa dei Commercianti, l'Étoile con il memoriale a Everard Cerclas, pare che toccarlo porti fortuna, poi la Casa des Bouchers, quella dei Brasseur, poi i duchi di Brabant, la casa dei Sarti e quella dei pittori, dove Victor Hugo visse nel 1852. Il simbolo sicuramente della città di Bruxelles è il soggetto in bronzo di una fontana raffigurante un bambino che fa la pipì, chiamato in fiammingo Mannequin Pis o in francese L'Enfant qui pisse. Merita una visita il mercato delle pulci di Sablon, il quartiere delle antiquari, il museo Magritte, ma anche i tipici mercatini di Natale che caratterizzano l'inverno belga. Luci, colori, cioccolata, birra. E infine, naturalmente, un passaggio all'Atomium, una singolare struttura che si trova nel parco dell'Iselle, nella periferia nord di Bruxelles. Non bisogna infine dimenticare le chiese gotiche brabantine, variante diretta del gotico francese con il gusto fiammingo. Entrando nel Parlamento europeo, accompagnati dall'onorevole Damiano Zoffoli, incontriamo anche Cécilia Kyenge, altra europarlamentare italiana, e naturalmente la grandezza del Parlamento, che prende seriamente, essendo l'unica istituzione eletta dell'Unione Europea, il suo ruolo di custode delle libertà, dei diritti umani e della democrazia in Europa e nel mondo. Il compito dei deputati è in primo luogo quello di rappresentare i cittadini a livello di Unione e difenderne gli interessi presso i leader e le istituzioni dell'UE. Tanto benvenuti a Bruxelles, nella vostra casa. Questo è il palazzo delle istituzioni del Parlamento europeo, è la vostra casa, la casa degli europei. Noi siamo tutti cittadini europei, spesso c'è un rapporto sbagliato con l'Europa, no? Un rapporto che io definisco sindacale, contrattuale, no? L'Europa è un qualche cos'altro da noi con cui noi andiamo a contrattare che cosa? I bilanci pubblici, quindi l'Europa, gendarme dei conti pubblici, l'Europa che ci obbliga a dei regolamenti dello zero virgola, l'Europa che ci dice cosa dobbiamo fare. Ecco, l'Europa siamo noi, qui c'è un pezzo di Europa, mi fa piacere incontrare tanti amici, amministratori, quelli che rappresentano il volto bello dell'Europa, l'Europa delle persone e l'Europa dei territori. Un ufficio molto personalizzato, con passioni e anche obiettivi da raggiungere, il confronto col territorio. Certo, io regolarmente tutti i lunedì prendo la mia auto da Cesenatico, arrivo a Bologna all'aeroporto, poi l'aereo e a Bruxelles. E mi sono portato dietro un po' in questa stanza le mie passioni, i miei interessi, le foto della mia famiglia, di alcuni politici che sono stati per me, qui davanti c'ho la foto, lo voglio citare, di Benigno Zaccagnini, fra l'altro nato a Faenza, vissuto tanti anni a Ravenna, che per me è stato anche lui, fra l'altro parlamentare europeo, un modello quando ero un ragazzino, un bambino, e quindi
voglio in qualche modo segnalare, ecco, questa necessità di avvicinare, prima dicevo di dare un volto all'Europa, di avvicinare l'istituzione, che spesso purtroppo è un oggetto misterioso e lontana, con il volto concreto delle persone, coi territori. Ma guardando la politica italiana si sta meglio qui in Europa? Beh, si sta meglio non è l'espressione giusta. Diciamo che qui c'è una visione un po' più larga delle sfide, che sono le grandi sfide che l'umanità oggi ha di fronte. Penso all'immigrazione, alla sfida della sicurezza, del terrorismo, ai cambiamenti climatici, al tema di fondo strutturale dell'Europa. Noi siamo un continente che sta invecchiando, siamo appena il 7% della popolazione mondiale, il 93% degli uomini e delle donne non vive in Europa e abbiamo un'età media di 45 anni. Ecco, dobbiamo costruire il nostro futuro, spesso purtroppo a casa nostra, nei confini nazionali, la politica è schiava, direi, del consenso delle elezioni. Si vota continuamente in Francia, in Germania, fra un po' voteremo anche in Italia. Chi ha fondato l'Europa 60 anni fa, e c'erano anche gli italiani, noi siamo fra i 6 paesi fondatori del progetto europeo, ha pensato non alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni. Cioè, quando ha immaginato il progetto europeo dopo 2 guerre mondiali, lutti, morti, distruzioni in Europa, ha pensato a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti, e quindi ha avuto questo sguardo lungo. Ecco, cerchiamo di recuperare la politica del cannocchiale, mi viene da dire, no? Che guarda lontano. Oggi la politica in campo è la politica della lente, no? Che la lente intende ingrandire i problemi e a chiuderci dentro dei confini ristretti. Recuperiamo forza, respiro, lungimiranza. È possibile che in Europa siate un po' più bravi nelle scelte rispetto ai paesi singoli, non solo l'Italia, l'esempio proprio del fatto che si vota spesso e troppo volentieri? Beh, il tema è questo: le sfide che abbiamo di fronte sono sfide globali e mondiali, per cui l'Europa è la dimensione minima per poter aggredire questi problemi. Penso al tema, ripeto, dei cambiamenti climatici, al tema della sicurezza. È chiaro ormai che l'America, che ha rappresentato sempre per noi europei un po' come un ombrello protettivo, Trump l'ha ripetuto più volte, che ci dobbiamo sostanzialmente arrangiare, nel senso che l'Europa si deve organizzare anche dal punto di vista della sicurezza e della difesa, e dei passi in avanti si stanno facendo. C'è un primo nucleo di difesa europea, non possiamo parlare di esercito comune europeo, ma la strada è quella. Io sono fra quelli che pensa che noi dobbiamo, per esempio, presidiare le nostre frontiere esterne. Siamo l'Italia, siamo una penisola, siamo la frontiera sud dell'Europa. Io voglio sapere chi entra e chi esce in casa mia, presidiare le frontiere, ma non costruire dei muri dentro all'Europa, ma controllare i nostri confini esterni e farlo assieme. Possiamo anche risparmiare tanti soldi, abbiamo bisogno di risorse per combattere la disoccupazione giovanile, per la crescita, lo sviluppo. Ecco, abbiamo 28 eserciti con uno spreco, spendiamo una volta e mezzo la Cina e con dei risultati spesso non soddisfacenti. Abbiamo visto cosa è successo con la sfida del terrorismo, gli attentati anche in Europa, 20-30 ragazzi, parenti fra di loro, cugini, hanno girato avanti e indietro per l'Europa, purtroppo poi tragicamente si sono fatti esplodere e non siamo stati in grado di intercettare prima, perché l'intelligence dei vari paesi non si relaziona, non comunica. Quindi questo, diciamo, è il terreno su cui costruire un'Europa più forte, più unita. E a tal proposito, visto che il livello è giallo a livello di sicurezza, che prospettive ci sono? Questo governo europeo proporrà appunto un esercito europeo e più sicurezza nel 18, nel 19, nel 20, quando? Beh, alcuni passi si stanno facendo, si sono fatti, e paradossalmente mi viene da dire che l'uscita del Regno Unito, no? La Brexit,
ha accelerato questo percorso, perché bisogna dirlo, gli inglesi hanno sempre frenato su certe scelte, certe politiche. Pensiamo al fatto che hanno sempre tenuto fermo la sterlina e non hanno accettato l'euro, e anche sulla difesa e la sicurezza gelosamente hanno custodito sempre questa prerogativa nazionale. Quindi mi viene da dire, l'uscita della Gran Bretagna è sicuramente una sconfitta, però facendo di necessità virtù, questo fatto ha determinato un'accelerazione verso un sistema di difesa europeo comune. A poco più di un anno dalle elezioni europee e a 3 anni appunto dall'ingresso in Europa di Damiano Zoffoli, cosa si può dire? Che bilancio si fa e quali sono le prospettive? Beh, intanto per me è un'esperienza straordinaria, nonché in vita mia, vi assicuro, non immaginavo mai di poter vivere, un grande onore, la possibilità di frequentare queste istituzioni, di portare le mie idee, di partecipare a queste discussioni, di incontrare i leader mondiali e di vivere questa dimensione dell'Europa nella sua esperienza. Il motto dell'Europa è uniti nella diversità. Io incontro tutti i giorni le diversità, no? 24 lingue ufficiali in Europa, noi lavoriamo misti, in gruppi di lavoro misti, cioè non siamo divisi per nazionalità. Quindi una ricchezza straordinaria, e soprattutto ho avuto la possibilità, oltre che di sviluppare la mia azione nella Commissione Ambiente, Sicurezza Alimentare e Salute Pubblica, sto seguendo i temi soprattutto della mobilità sostenibile in relazione anche alla lotta contro i cambiamenti climatici, alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, la lotta al riscaldamento del clima. Mi piace sottolineare anche il lavoro di contatto con i giovani, i ragazzi, con le scuole. In questi anni ho avuto l'opportunità di far visitare al Parlamento l'istituzione a tanti giovani ragazzi, poi sono andato nei territori, nelle loro classi, ho incontrato i loro educatori, perché credo che quella che noi chiamiamo la generazione Erasmus, no? Questi nostri nativi europei, giovani che sono nati dopo la caduta del muro di Berlino, ricordiamo proprio quest'anno i 30 anni del programma Erasmus, un programma di successo che ha permesso a milioni di giovani europei di viaggiare, studiare, lavorare, fare tirocinio, sport in altri paesi. Qualcuno dice, non so come hanno fatto a contarli, che in questi 30 anni sono nati 1 milione di figli, di nuovi cittadini europei, grazie a questi scambi, a queste relazioni che hanno messo in contatto, poi sono nati amicizie, amori. E quindi il volto bello dell'Europa, direi, puntiamo, guardando al futuro, alla prospettiva, come mi si chiedeva, su chi? Su i nostri amministratori locali, che hanno che vivono di concretezza, che sanno come vanno le cose, che si impegnano in prima persona, quindi l'Europa dei territori, e sui nostri figli, giovani e ragazzi. I nostri ragazzi non sono dei malati da assistere, da tutelare, quest'idea dei giovani come un problema, ma sono veramente l'energia rinnovabile a costo zero che l'Europa ha a disposizione. Non dobbiamo deluderli. Un'ultima cosa, pronto Damiano per un nuovo mandato, per una ricandidatura, è ancora presto? È presto, nel senso che poi magari chi mi ascolta non ci crede, no? Perché sai, la politica spesso è considerata come questa caccia continua al posto, a farsi largo, sgomitare, eccetera. Io posso dirlo, è per me un vanto, sono sempre stato eletto, prima in comune, poi in regione, adesso in Europa, con le preferenze. Quindi non sono mai stato nominato da nessuno, mi ha sempre scelto la gente. Quindi devo ringraziare per quello che ho ricevuto, di opportunità, di esperienze, e per il futuro si vedrà, diciamo. Non è il caso, non ho mai fatto conti, progetti, programmi, valuteremo. So solo che ho avuto un'opportunità straordinaria e cerco oggi di restituire in termini di impegno, di passione,
alla mia gente, al mio territorio, di ricambiare la fiducia che mi è stata data. Ad oggi, fra i 751 europarlamentari, 73 rappresentano l'Italia. Prima di abbandonare Bruxelles, merita poi un passaggio il Parlamentarium, che racconta la storia di una civiltà.